È da molto tempo che sentiamo il variegato mondo dei sostenitori della legge Zan raccontare in aula, in televisione, in giro, che questa legge è una legge per ribadire la libertà individuale e sessuale di ognuno e combattere contro le discriminazioni e le violenze contro gli omosessuali. Da una parte ci sono quelli buoni e inclusivi, dall'altra parte i cattivi e gli omofobi. Questa è una menzogna, una delle tante menzogne tipiche della sinistra. Chiunque ci conosce, chiunque conosce Fratelli d'Italia, il nostro presidente Giorgia Meloni, sa bene che non c'è nessuno meno bigotto di noi, nessuno più inclusivo di noi e che nessuno di noi si sognerebbe mai di favorire qualcosa che possa andare contro la libertà individuale di qualcuno o contro, in particolare, gli omosessuali. Voglio anzi dire che noi apparteniamo a una tradizione nella quale riconosciamo il valore del coraggio e che ci vuole grande coraggio a dichiararsi omosessuale ancora oggi, a per di più a esprimere il proprio sentimento di amore nei confronti di una persona dello stesso sesso, e c'è tutta la nostra vicinanza nei confronti di queste persone. E tutto ciò che può essere utile per aiutare queste persone a uscire dalle fasi difficili avrà tutto il nostro sostegno. Ma non è questa la legge Zan. La legge Zan è tutt'altro. Quale libertà sessuale vuole difendere la sinistra? La stessa sinistra che ha l'abitudine di fare la morale ai censori, a guardare dal buco della serratura cosa fanno gli italiani, con chi fanno sesso, con chi si accoppiano, con chi vanno a cena. Già ci ricordiamo le accuse a Berlusconi per le cene eleganti. Quello non si poteva fare, la sinistra aveva deciso che era immorale. E la discriminazione, combattere la violenza nei confronti degli omosessuali. Ma anche questo, gli unici che l'hanno fatto seriamente siamo noi di Fratelli d'Italia. Abbiamo posto, come si dice, in tempi non sospetti, il problema dei rapporti con quegli stati che reputano l'omosessualità un reato penale. Invito i colleghi e i giornalisti che adesso sta seguendo questi temi di andarsi a rivedere gli atti di quel dibattito. Eravamo intervenuti un po' tutti, mi ricordo il senatore Balboni, io stesso. Abbiamo detto: come possiamo fare l'accordo bilaterale con il Qatar dicendo che dobbiamo mandare le nostre scolaresche e i nostri ragazzi universitari a fare gli scambi culturali in Qatar, dove in Qatar l'omosessualità è un reato penale punito con il carcere e in teoria punibile con la pena di morte. Non ha senso. Lo abbiamo posto con forza questo problema. Siamo stati gli unici di tutto il Parlamento a votare contro l'accordo bilaterale con il Qatar. E questo accadeva mesi fa, prima che diventasse di moda l'argomento. Poi abbiamo tipo i fenomeni alla Fedez e Ferragni che dicono che i politici che si oppongono alla legge Zan fanno schifo, ma postano le loro foto da Dubai, Emirati Arabi Uniti, dove l'omosessualità è reato penale. Ma quando si tratta di fare soldi, ce ne freghiamo dei diritti degli omosessuali. Dove l'omosessualità è direttamente punita con la morte è l'Arabia Saudita. In Arabia Saudita gli omosessuali vengono uccisi. La sinistra ha sempre taciuto su questa barbarie. Perché ha sempre taciuto su questa barbarie? Forse, perché l'ex segretario del PD viene pagato dall'Arabia Saudita per parlare del nuovo rinascimento saudita, e forse perché l'attuale presidente del PD, Letta, è pagato dallo stesso gruppo societario che cura l'immagine della Casa Reale Saudita. Senatore, allora, ovviamente lei si assume la responsabilità delle affermazioni che lei fa. Comunque la Presidente, lei non mi può interrompere mentre sto parlando. No, se io la posso interrompere se ritengo di interromperla. No, lei non mi può interrompere. Lei può obiettare e posso richiamarla.
No, io la posso interrompere se ritengo di richiamarla a un linguaggio. Lei naturalmente mi può rispondere e ovviamente io ne prendo atto. Senta, perfetto, allora grazie. Intanto vorrei recuperare. Perfetto. Intanto vorrei recuperare tutti i minuti che mi ha fatto perdere. Non ne ha persi molto, come sempre, il tempo che viene impiegato nell'interruzione viene sempre recuperato. Perfetto, stia perfetto. Assolutamente tranquillo su perfetto, questo. Non è un'innovazione perfetto. Nei suoi confronti. Confido prego. Che non mi taglierà la parola quando sentirà qualcos'altro che non le piace. Se vuole le fonti, il quotidiano Il Domani, che non pare essere particolarmente vicino a Fratelli d'Italia, è quello che riporta in modo puntuale queste informazioni. Lo vedete qua, gli affari di Letta. Questo lo scrive Il Domani, non lo dico io. Se Letta reputa che ci sia qualcosa che non va, dovrebbe fare una smentita, che non ha fatto. Letta è pagato 100.000 euro l'anno per 8 sedute presso lo stesso gruppo societario che cura l'immagine della casa saudita. Ecco perché non si parla degli omosessuali condannati a morte in Arabia Saudita. Si parla invece della legge ungherese che vieta la propaganda gender nelle scuole. Perché? Perché Orban non stacca gli assegni che staccano i catarioti e i sauditi ai politici italiani ed europei. Ecco perché. C'è una mozione di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera per chiedere di condannare i paesi nei quali l'omosessualità è reato. L'ha presentata Fratelli d'Italia, nessun'altra forza politica l'ha presentata, perché noi siamo persone libere che abbiamo la forza di dire chiaramente come stanno le cose, di condannare lì dove la violenza contro gli omosessuali è vera e concreta. Le altre forze politiche invece si esimono da questi atti di coraggio. Il perché lo sappiamo. La legge Zan, dopodiché, decide che il sesso biologico non esiste. Esiste invece l'identificazione percepita di sé. Vuol dire che se mi sento donna, sono donna, e se vado da qualcuno a dire che sono donna e lui dice no, guarda, tu sei uomo, lo posso denunciare per discriminazione. Questa è una sciocchezza, è una idiozia. C'è poco che ci giriamo torno. È terrapiattismo biologico e terrapiattismo scientifico. E noi che diciamo che questo è terrapiattismo, non siamo omofobi. Chi sostiene queste cose dovrebbe giustificare le idiozie che dice. Abbiamo però degli esempi, no? Su che cosa succede quando poi si decide che il sesso è autopercezione di sé. In Canada, dove già c'è la legge Zan canadese, un attivista trans, nato uomo, adesso si dichiara donna ma non è operato, Jessica Yaniv, ha l'abitudine di andare nei centri estetici femminili chiedendo alle estetiste di depilargli i genitali maschili, ovviamente, che ha. Chi si rifiuta viene denunciata per discriminazione. E chissà quanti burloni in Italia, se dovesse passare la legge Zan, decideranno per mezz'ora di dichiararsi donna chiedendo a qualche ragazzetta estetista di depilargli le parti intime. Ma poi abbiamo gli esempi dello sport. Gli esempi dello sport sono gli stessi. Gli Zan di tutto il mondo hanno deciso che se uno si dichiara donna partecipa alle competizioni femminili e non con gli uomini. Alcuni esempi. Anna Monsey, transgender uomo, era nazionale maschile di pallamano, adesso è nazionale femminile australiano. 1,88 m per 100 kg di muscoli, di solito vince le partite. Maxime Beatin, giocatrice transgender di cricket, quando gareggiava con gli uomini aveva 15 punti segnati al lanciatore, ottima media, adesso la sua media è 123. Addio sogna di gloria alle lottatrici avversarie. Lauren Hubbard sarà la prima transgender a partecipare alle Olimpiadi sollevamento pesi. Ovviamente le sue avversarie non l'hanno presa benissimo. Ma è anche un problema di sicurezza.
perché alcuni esempi concreti. La Federazione Gallese di Rugby ammette i giocatori transessuali, dall'anno prossimo anche quella francese. Un esempio, Kelly Morgan. Si legge in uno dei resoconti di una partita: ha piegato la sua avversaria come una sedia a sdraio, fratture multiple, ma quando si sa, vogliamo togliere la gioia a Kelly Morgan di giocare con le donne se si sente donna, ma c'è di meglio. Fallon Fox è un lottatore, lottatrice di arti marziali miste, per chi lo conosce MMA, lo sport più violento che ci sia. Si sente donna e combatte contro le donne. Alcuni commenti. Fox, un atleta maschio transgender, ha distrutto Erika Newvon in un combattimento MMA a Chlorine in Florida, durante il quale ha assestato un colpo alla testa con il ginocchio mentre la teneva ferma con le mani, lasciandola priva di sensi. Per l'esattezza, le ha spaccato il cranio. Questa invece le dichiarazioni di Tamika Brent, un'altra sua avversaria che è uscita dall'incontro con 7 fratture facciali e una commozione cerebrale. Ho combattuto contro molte donne e mai avevo avvertito la forza e la ferocia che ho sperimentato quella sera con Fox. E sono una donna forte. Continuo a disapprovare che Fox combatta contro le donne. Lo trovo ingiusto e non leale. Veramente pensate che queste siano parole omofobe? Ma vi rendete conto che la follia che siamo arrivati con la furia ideologica che avete? È certo che le femministe sono contro la legge Zan, perché vorrebbero difendere le donne che rischiano di uscire con le ossa rotte da questa legge, sul ring quando devono combattere in combattimenti come questi qua che abbiamo detto, e nella società quando si vedranno private dei loro diritti. Giusto combattere ogni discriminazione e violenza contro le persone omosessuali, su questo avreste il pieno appoggio di Fratelli d'Italia, ma non è questo che fa la legge Zan. La legge Zan è una legge ideologica, liberticida, pericolosa, che discrimina le donne. Per questo piace alla sinistra e per questo gli uomini e le donne libere la combattono. Grazie.